Filastrocca Delivery Giochi. Io gioco con i giocattoli, belli, preziosi e strani. Se non ci sono quelli, gioco con le mie mani. Gioco con legno e sassi, gioco con ombre e sole. Se non ci sono quelli, gioco con le parole. Gioco con i miei passi, gioco con ciò che c'è. Nessuno ha più giocattoli di me. Ciao a tutti bimbi! Siete pronti per giocare? Oggi ci muoviamo e facciamo un percorso motorio in casa oppure in giardino se avete uno spazio all'aperto. Ci facciamo aiutare a prepararlo dai nostri genitori e da chi è in casa con noi e vuole e poi deve giocare con noi. Ci facciamo un po' di spazio, spostiamo le sedie, i tavoli, i cuscini e poi prepariamo il materiale che serve per costruire il nostro percorso. Potete usare quello che volete e avete in casa oppure in giardino se il percorso lo costruite fuori. Oggi per questo mio percorso io ho utilizzato come partenza un cerchio di plastica, delle bottiglie d'acqua piene, un telo o una coperta, quello che avete in casa, delle sedie, dei libri. Di plastica come arrivo. Piedi dentro il cerchio della partenza. 1, 2, 3, via! Come tanti serpentini strisciamo e passiamo come fosse uno slalom tra le bottiglie. Oh, ma qui dove sono arrivata? Ma questa è una caverna! Per attraversarla devo passarci dentro e allora sotto. Forza! Mamma mia, com'è buio! Ma io sono coraggiosa, eh! Ce la farò! Ma c'è un orso! Ciao orso! Attraverso la tua caverna, passo! Forza! Fuori! Ce l'ho fatta! L'ho attraversata! Che cosa c'è? Oh, ci sono dei sassi! Li devo saltare! Ci riuscirò? Provo? E allora facciamo dei salti, eh? Uno, due, tre, sì, ce l'ho fatta! E ora un bel salto dentro il cerchio dell'arrivo. Sì! Gioco, tocca a lei. Franca, sei pronta? Ti lancio la palla, eh? Ciao! Servirà per giocare a bowling e uno e due e tre. Solo due non buttate giù, ma va bene, dai, vediamo un po' come posso fare. Ma là ci sono i miei amici animali. Aspetta, vado a sentire cosa mi consigliano. E devo passare di qui, eh. Il percorso è un percorso difficile. Ponte, non posso andare di fuori perché c'è l'acqua e ci sono i coccodrilli. Allargo anche le braccia così mi tengo meglio in equilibrio. E questa palla la butto e faccio canestro nel cestino. Eccoci! Ma non sono ancora arrivata. Aspetta, ecco, devo passare di qui, sopra questa montagna. Mi piede. Quattro piedi e salgo proprio in alto. Eccomi! Evviva! Sono alta! Faccio anche qualche salto! Benissimo! Ora mi abbasso, mi giro, metto il piede
e poi l'altro. E sono arrivata a terra. E sono vicino ai miei amici. Ehi, guarda, ciao gallo, ciao galline. Come fate ad avere la forza di cantare così bene, di fare chicchirichì così bene? Come? Come? Perché ti alleni? Perché fai zoppo galletto? Ah, ho capito. Aspetta che ci provo, così mi dici se va bene. Oh, mi alzo, tiro su un piede e con un piede cerco di saltare. Chicchirichì, 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 chicchirichì. Poi appoggio l'altro piede e tiro su quell'altro. Fufi, come mai sei arrabbiato? Hai preso le lucertole ma le hai lasciate riandare. Hai fatto benissimo. Ma sei stato scelto, E come hai fatto? Ah, come? Ho capito. Ci provo anch'io. Vediamo un po', Miau! A quattro zampe i gatti camminano. Miau! E poi, quando si arrabbiano, tirano sulla coppa. E poi giù. E via alla ricerca delle lucertole. E via. E continuano arrabbiati. Posso andare in palestra? Ah, e quelle bottigliette? Oh, che hai? Le posso usare? Hai ragione, aspetta che provo. Ne prendo una in una mano, ne prendo una nell'altra, mi alzo e faccio degli esercizi. Uno, e due, e tre, e quattro, e uno, e due, e tre e quattro. Ah! Fammi sentire i miei muscoli. Sì. Sono diventati proprio belli forti. Grazie, leone. Queste te le restituisco. E ora sono proprio forte. Voglio fare un bel salto. Opla! Ah, bene. Su tutti questi bei cuscini. E con questi bei foulard mi posso mettere anche in testa, posso fare il fantasma, oppure posso anche mettere cuscini così e fare una bella torre da buttare giù. Vediamo un po' se ce la faccio. Eccoci, e giù. Fatela anche voi. Ciao ciao!